Ciao Luca, come stai? Ciao Dome, alla grande, alla grande, alla grande, alla grande. Come sempre, nell'ultimo periodo. Grazie di Andiamo essere qui. molto bene. Grazie davvero, sono molto contento. Ti va di raccontare come ci siamo conosciuti? Che periodo ho avuto? Mi ricordo quello che mi raccontasti, no? Che una mattina ti sei svegliato dopo un periodo di buio e hai detto sto sognando, invece non era più un sogno. Mi va di raccontarlo tu, però. A parole Io, non senza entrare troppo. no, ma anzi, sai che sono qui perché credo che sia un passo veramente importante parlarne e parlare di quello che è stato il percorso passato e presente e futuro, forse, perché io appunto, come anticipavi, mi sono svegliato una mattina pensando che gli ultimi mesi passati fossero un sogno, da quanto erano irreali. Non mi alzavo più per andare a lavorare, non mi alzavo più per uscire, non mangiavo tanto per compensare chissà quale mancanza o pensando di magari anche per addormentarmi più volentieri, no? La sazietà del cibo. Fatto sta che dopo un mese di demoni in testa ho realizzato che c'era da fare qualcosa. E grazie a un caro amico che mi ha consigliato il tuo percorso, devo dire che ho scoperto veramente una bellissima cosa. Una bellissima cosa non tanto per quello che tu puoi aver fatto o per come lo fai, ma perché ho trovato una persona che, a differenza di tante altre che ho cercato di conoscere, sempre professionisti del settore, mi ha cercato di capire. Ci è riuscito, perché ora dopo 3 mesi posso dire che ci è riuscito, andando a toccare tanti tasti nella maniera giusta, riattivando un qualcosa che in me non pensavo neanche ci fosse più, come uno spirito, la voglia di vivere, ma la voglia di spaccare il mondo, insomma, c'è stata un'attivazione fenomenale che, ti ripeto, dopo tanti anni di prove, mica prove. Magari non avevo mai toccato il fondo come l'ho toccato prima di conoscerti, però devo dire che è stata una conoscenza che porterò avanti nella vita, oltre poi l'amicizia che si è creata, perché sono anche contento di dire che ho trovato un nuovo amico in questo percorso. Anche io lo posso dire ad alta voce e sono felice di questo. Puoi dire alle persone che ci ascoltano perché è importante smettere di procrastinare, aspettare continuamente l'idea di chiedere aiuto o rimandare la possibilità di stare bene, insomma. Cos'è che ti ha spinto e perché consiglieresti di non aspettare troppo prima di fare un passo verso lo stare meglio, insomma. Ma se ne abbiamo parlato tante volte io e te, nei nostri piccoli spazi, ma aspettare non porta, per quanto mi riguarda, per come ho imparato a pensarla negli ultimi mesi, non porta assolutamente a nulla, perché l'orologio gira sempre alla stessa velocità, le ore sono sempre 24. E ogni ora che tu fai a non stare bene, ogni ora che dici domani, domani smetto, no? C'era una canzone anche dell'articolo 31, domani smetto, domani smetto. Non ci deve essere domani, non ci deve essere un'ultima volta, non ci deve essere. È oggi, noi siamo oggi qui, il presente lo viviamo, il passato è passato, il futuro lo decidiamo noi. E quindi poi capisco che non è facile, perché capisco che non è facile, perché finché non si tocca il fondo, appunto lo dicevo prima, io ci sono arrivato dopo aver toccato il fondo e anche la mia mentalità è cambiata, probabilmente. C'è stato un bisogno in me di rinascere. Però non è facile farlo da solo. E fare da soli un passo del genere, io credo che sia impossibile, perché si trovano i modi sbagliati per farlo. Può durare una settimana, può durare un mese, qui parlo anche per esperienza mia personale di vita. Puoi fare anche 3 mesi in cui cerchi di galleggiare in questo mare, ma se non togli le zavorre ai piedi, è inevitabile sprofondare. Sì, perché tu mi parlavi di un fatto che tendevi sempre a scappare, no?
rimandare, a non affrontare più le cose, no? Per questo te lo chiedevo dalla tua esperienza, perché quello che ho visto è che le persone finché non toccano il fondo non si attivano per un percorso di autoconoscenza, invece si può lavorare anche in anticipo, no? Come dicono gli orientali, prevenire è meglio che curare. Poi io do questa opportunità della call gratuita di conoscimento che te abbiamo fatto, no? Ti ricordi? Sul Assolutamente. trattore. Io una Che cosa che tempo posso sta consigliare? questa call gratuita, che poi quanto dura? Un'ora, un'ora e mezza con te? Sì, no, noi abbiamo fatto 1 ora e 40, che è stata molto lunga, con tutti i miei timori del caso, perché poi io e te ormai lo sappiamo, ma sono contento anche di condividerlo, perché avendo passato altre sedute in giro, magari sui vari lettini, non un po' da film, perché alla fine a tutti piace, no? Tutti i tuoi colleghi, chiamiamoli Questo era sul colleghi. trattore, dai, era diverso. Però diciamo che almeno io, ma penso che sia una cosa comune a tanti, trovare i propri spazi nella vita è difficile, soprattutto quando ti nascondi, hai paura di parlarne con le persone, con la gente, i familiari, agli affetti vicini. Una call fatta così, che poi può continuare, come nel mio caso il trattore è durato un mesetto, se non erro, oh no, donna, Sì. non è stato Me l'hai fatto semplice il notare tu passo. che era un trattore, perché io non lo vedevo. Eh sì, perché eri in cabina. Però insomma, ha dato una dimensione a uno spazio nuovo che si stava creando, perché comunque questo percorso che abbiamo fatto insieme è un conoscersi, perché io, se posso un attimo dire una cosa a chi ci ascolta, perché sarei contentissimo se qualcuno facesse un passo del genere, perché vorrebbe dire salvare una vita, perché non nego che io ho salvato la mia vita. Bisogna provarsi e gli spazi possono essere ovunque. Io mai avrei pensato di salire su un trattore. Io odio guidare i trattori, ce l'ho in casa perché ho un ricordo del nonno, no? Penso che non averlo mai guidato. Però ho trovato in quel piccolo spazio me stesso e ho cominciato a riconoscermi. Ora sono in casa tranquillamente, sereno, con la mia famiglia in giro. Non ho nessuna vergogna di quello che sto dicendo. Quindi non abbiate paura, la paura non porta a niente. Chiedete aiuto, è molto importante. Forse questo ricordo del nonno ci ha sostenuto durante la Sì, vita. perché no? Perché no? Devo dire che questi 3 mesi sono volati, mica. Mi sembra ieri che abbiamo iniziato. Io sono anche un po' confuso e felice, come diceva la canzone A te piaceva musica. Da un lato sono triste che è finito il percorso, dall'altro sono super felice per te. Tu, non so se anche tu hai avuto questa sensazione che 3 mesi sono volati. Ma diciamo che io sono un po' in un paradosso adesso, nel senso che sì, sono volati, ma sembra di conoscerci da una vita, no? Nel senso, sembra che abbiamo iniziato il percorso una settimana fa, è un po' come le storie d'amore, no? Andiamo sul romanticismo, ti conosci, ti innamori e sembra che siano passati mesi, mesi e anni. Però sarà stata l'intensità del percorso, sarà stata le tante cose che abbiamo condiviso, perché comunque quando ti apri credo sia inevitabile. Se ti trovi bene, come mi sono trovato io e tanti altri, perché appunto noi ci conosciamo grazie a uno dei miei cari amici. Ha Quindi vuol fatto dire che il questo. mondo è piccolo e comunque hai aiutato entrambi e molto bene. Poi dicevo insomma anche che localizzati tutti in posti molto lontani, perché parliamo di un triangolo Danimarca, Parma, Roma, no? È magnifico anche questo, quanto il mondo può essere piccolo. Quanto tutti abbiamo bisogno di aiuto e non ce ne rendiamo conto. Insomma, io ti ringrazio, quello te l'ho sempre detto tutte le giornate, ma Io ringrazio te e mi aiuti a dire una cosa che non ho mai detto nelle interviste, che le persone che hanno più risultati, che non si possono nemmeno chiamare risultati, ma che velocizzano la propria crescita, la propria evoluzione, sono le persone che fanno quello che ci diciamo, no? Perché gli esercizi, i compiti che ci diamo durante le call le scegliamo insieme, no? Non è mai che io dico qualcosa a te, lo scegliamo insieme. Poi quelli che lo fanno anche con disciplina, no? Perché tu adesso hai detto che ti è cambiata la sveglia biologica, ti svegli tutte le mattine,
Hai perso 7 kg, hai ripreso un'attività fisica nonostante lavori 10 ore al giorno. Tutte le persone che fanno quello che esce nella call hanno dei risultati incredibili. Ne parlavo prima con mia moglie. E questo mi fa veramente pensare che stare meglio è un fatto di azione. Io sai che ero un po' scettico all'inizio, nel senso che, sai, sembra un po' la banalità, no? Tutti dicono che l'attività Sì, fisica fa sembra quasi bene. banale dire così. Sembra, hai detto bene sul sembra, perché sebbene sono sempre stato uno sportivo, ma con uno stile di vita che non poteva convivere con questa voglia di sport, io ora mi alzo alle 5 e mezza del mattino, ma senza sveglia, appunto, come dicevi, c'è una sveglia biologica, un'abitudine che si è creata in me, ma perché io la voglio. Io sto bene così e questo è quello che io voglio dalla mia vita. Le 10 ore lavorate, come accennavi, magari qualcuno che ci ascolta può dire: ah, beh, ma io invece giustamente voglio il tempo libero. Io posso dire che queste ore, 10 ore lavorate, sarà che ho un'idea di lavoro che domenica sa molto bene, ma sono 10 ore fatte col sorriso e fatte perché le voglio fare. Perché un altro passo molto importante di tutto è dire di no e prendersi tempo per se stessi. Perché anche lavorare può essere tempo per se stessi. Grandioso. Io ho scritto qualcosa che mi hai detto, poi se ho sbagliato a scrivere me lo dici, no? Ho trovato una serenità che mi ha stupito. Era tutto dietro l'angolo, ma anche se stavo in un momento di buio, non riuscivo a girare la testa e voltare l'angolo. Stavo buttando via la mia vita. Adesso ho ritrovato i miei spazi. Tu non volevi stare più tanto con le persone, ti eri un po' isolato, ti stavi chiudendo. Adesso sei ritornata ai concerti, sei ritornata ai live, stai uscendo con gli amici. Mi hai detto che hai un nuovo atteggiamento mentale. Ti va di dire, tra queste cose che ho detto, intanto di correggermi se ho detto qualcosa di sbagliato, qual è la cosa che pensi è stato proprio il beneficio più grande che hai ricevuto da questo percorso? No, sei stato un ottimo amanuense perché non hai perso né sbagliato nulla. Però è una banalità, perché sembrano tutte banalità viste Sembrano da tutte fuori, banalità, sì. ma assolutamente è cambiata e cambia il modo di vedere la vita, perché il traffico, io un esempio che ti faccio dall'inizio, che ancora mi stupisce a volte, io sono una persona molto nervosa, molto lavorando spesso in macchina. Il traffico sappiamo tutti che è una delle cose più terribili che si può mettere a dura prova i nostri nervi. Il piccolo esempio può essere proprio quello di cambiare l'atteggiamento nel traffico. Se prima era la rabbia, la bestemmia, tutto quello che portava ad arrabbiarsi bloccato in una macchina, adesso ci sono quattro finestrini in una macchina, non da poter guardare fuori. Può passare una bella ragazza, come può passare un bel cagnolino, insomma, ci sono tante cose che si possono vedere fuori da quel vetro. E se noi portiamo questo esempio alla nostra vita, il vetro è quello che abbiamo fuori di noi. Io prima non guardavo mai fuori dalla finestra di casa, io adesso vedo un mondo fuori, un mondo, ma è dietro l'angolo, come dicevi prima, e ce lo nascondiamo da soli. Nessuno ce lo chiude, e quello, ci riallacciamo un po' al discorso del domani, no? Aspetto domani, domani smetto. Il domani no, adesso attivati, fai. Tu mi hai insegnato ad attivare il corpo per attivare la mente, una cosa che è uno dei consigli migliori che abbia ricevuto in vita mia. Senza lode, però a Hai me sta cambiando la spoilerato vita. un segreto del percorso. Mi dispiace, però è giusto. Mi ha reso troppo felice, vedi? Mi ha reso troppo felice, troppo contento. E E non sono è proprio che, contento anche di raccontarlo, per quello che. diciamoci la verità, non ci sono cose particolari, metodi che ti ho dato, sono tutte cose abbastanza naturali, no? Cose che potrebbero fare tutti. Insomma, quello che dico nel percorso che faccio è che se tu stai meglio dentro con te stesso, poi avrà beneficio il rapporto che hai con gli altri, quindi affettivi, con la famiglia, ma quello che quasi è dell'incredibile, ma non è incredibile perché è tutto collegato,
che anche il nostro lavoro ne trae beneficio. Tu mi hai detto, nel primo mese che abbiamo fatto il percorso insieme, è come se io avessi fatto 8 mesi di lavoro, cioè non ho fatto cose che rimandavo, e nel primo mese ho ripreso come se avessi ripreso 8 mesi di vita. Il tuo Assolutamente. lavoro sta decollando, ci sono, sta aumentando anche le tue entrate. Per fortuna, me lo puoi commentare questo discorso che un miglioramento, una trasformazione interiore porta a una trasformazione relazionale, ma anche un miglioramento, un'autorevolezza, no? Perché tu hai saputo anche impostare delle cose al lavoro che prima lasciavi andare, no? Di questo abbiamo parlato soprattutto nell'ultimo mese. Ti va di dire qualcosa? Scegli tu Ma guarda, perché c'è io credo questa. che Perché sono collegate queste tre cose? se noi non stiamo bene con noi stessi, si dice, no, che è inutile, i panni sporchi si lavano in casa, oppure viaggia, viaggia quanto vuoi, ma alla fine il mondo è sempre uguale, no? Se tu non stai bene a casa tua, non stai bene con te stesso, non starei bene da nessuna parte. E io ho scoperto che davvero, se non stai bene con te stesso, ma a livello personale, quindi anche di vita quotidiana, in qualsiasi piccola cosa, non potrai mai essere il 100% di quello che puoi essere, non potrai mai essere produttivo. Perché io davvero, io 6 mesi di buio totale che ho avuto, dopo un mese in cui abbiamo cominciato questo percorso dei tanti compiti, comunque, e anche l'impegno che ci ho messo, perché comunque è un percorso che va affrontato con impegno e con la Assolutamente. voglia di farlo. Perché se uno lo intraprende giusto per lavarsi la coscienza, non porterà nulla. Però posso dire che ti cambia il mondo, ti cambia. Io avevo paura di chi potevo diventare, perché sono sempre stato un autosabotatore, no? E quando le cose andavano bene, c'era la paura che andassero bene quasi. Quando ho cominciato a stare meglio con me stesso, le mie situazioni sono migliorate del 100%. Lavorativamente parlando, per me l'esempio più clamoroso che mi dà più soddisfazione, ma posso parlare della famiglia. Hai una mente più serena, sei più aperto e le litigate futili e inutili non ci sono più, perché poi ti rendi conto che erano colpa tua. Relazioni, è tutta la stessa barca, in fin dei conti, è inutile andare a specificare o a fare delle divisioni. Io credo che, per quanto mi riguarda, è cambiato tanto sotto questo aspetto ed è stato molto importante. Ed è anche uno dei motivi per cui abbiamo continuato il percorso, perché i risultati li ho visti e non sono risultati che sono arrivati dopo mesi e anni, sono risultati che sono arrivati in un mese. Questo quando io vedo le persone che mi dicono sono 6-7 anni, tanto dopo 6-7 anni le cose non stanno cambiando, c'è qualcosa Ma che. sai, ne parlavamo prima, no? Anche solo trovare i propri spazi. Tante persone si chiudono in posti che non fanno bene. E lo dico per esperienza, puoi andare avanti anni a parlare con un foglio di carta che scrive, ma non risolvi nulla. Senti, tu hai fatto tanti altri percorsi, rimanendo nel rispetto, delle altre figure professionali che hai incontrato, massimo rispetto. Qual è qualche differenza che hai notato? Ti va di dirla? Qual Certo. è il valore aggiunto che hai trovato rispetto a altri percorsi che hai fatto? Beh, diciamo che la professionalità del mio interlocutore è stata sicuramente diversa da quello che ho trovato. Poi può essere vista anche perché comunque ho avuto dei risultati dopo tanto tempo, quindi sicuramente non posso vedere un professionista davanti a me. E poi il lavoro che abbiamo fatto su di me e non sulla collettività, nel senso, mi spiego meglio. Abbiamo lavorato su di me come persona, tenendo fuori tutto il resto, la famiglia, gli amici, le relazioni. E abbiamo appena finito di dire nella domanda precedente che poi sono migliorati da solo. Io ho fatto percorsi dove si parlava tutti in gruppo, personalmente, singolarmente, ma
fin dei conti faceva quasi, cercavano di aiutare, ma non puoi aiutare se non vai a lavorare a modificare la persona stessa, perché non puoi fare paragoni tra le varie persone. Siamo tutti sulla stessa barca, perché tutti viviamo in un mondo che è quello che è, con i nostri problemi. Però c'è bisogno di qualcuno che ci motivi e ci azioni e ci rimetta in sella la nostra moto personalmente e singolarmente. Credo che questo per me sia stato molto importante. Ecco, poi. Penso anche il fatto che ti ho sempre detto che c'ero sempre per te, no? Ci sono state Assolutamente, assolutamente. settimane che ci siamo visti anche più di una volta a settimana, no? Nel senso che sapere che c'ero, forse è stato, che questi percorsi nascono con l'idea di esserci per la persona, sono individualizzati, quindi tutto quello che si fa insieme poi viene rielaborato. Gli esercizi vengono studiati appositamente per le persone. Tu hai percepito questo esserci da parte mia? Guarda, io parlavo di professionismo, di un professionista davanti a me, sono stato molto vago in effetti, ma è proprio per queste piccole cose, che poi piccole non lo sono, ma io penso che le prime settimane ci saremmo sentite almeno 2 o 3 volte a settimana, perché ancora prima che io lo chiedessi eri tu a propormelo. Ci Questo è volevo essere. importante, perché ti fa anche, almeno a me ha fatto capire che non sto parlando con una persona che gliene frega relativamente poco, che sono i miei problemi, che ci sono in giro e ce ne sono tanti. Che effetto ti ha fatto leggere la tua storia nell'ebook Anima Mente? Che effetto ti ha fatto leggere altre storie di persone che hanno fatto il percorso come te. Guarda, per me è stato più emozionante leggere quelle delle altre persone, sebbene un po' le conoscevo perché avevo già letto dal blog, perché tu sei, tra l'altro, hai un bellissimo blog con molti Grazie. contenuti interessanti. Questa è un'altra cosa che è Sono un'accademia più che un blog, cioè c'è tanta lavoro. è molto interessante appunto queste testimonianze, qualcheduna l'avevo già sentita lì, ma comunque leggerle e sapere che non sei l'unico, quindi perché la paura, una delle paure più grosse è che ci sentiamo soli, no? Ci sentiamo gli unici con questo problema, che sia di qualsiasi tipo, perché appunto nel tuo libro si legge che non c'è solo un problema di alcolismo, come un problema di mancanza di personalità, o ci sono tanti problemi che ci fanno stare male, e il malessere generale, quando stiamo male siamo tutti uguali, non siamo soli. A me è emozionato tanto di non sapere di non essere da solo, è emozionato tanto sapere che ce l'hanno fatta altre persone oltre a me, quindi non mi metti in quella bolla di sapone, perché sai che noi abbiamo le viti, no? Sui piedi. Non mi metti in quella bolla di sapone che dici sì, ah, io sono il predestinato, sono il magnifico. No, è un qualcosa che funziona. Sempre piedi per terra, siamo solo contenti che quel buio si è fatta un po' di giorno, si è vista un po' di luce, no? Assolutamente sì. Tu mi hai detto che in quel buio no, non ci vuoi più tornare, no? E che questa piccola luce, no? Questo piccolo cambiamento l'hai percepito. Non ti ho mai chiesto come lo descriveresti, te lo posso chiedere oggi, come la definiresti questa luce? Perché io ho chiamato questi dialoghi, questi, non lo voglio chiamare metodo, queste call, gli ho dato un acronimo luce, no? Tu come la definiresti questa piccola luce che si è accesa o semplicemente abbiamo solo fatto in modo di vederla, perché quella non si spegne mai. Ma tu come la definiresti questa trasformazione? È una trasformazione proprio perché io mi sono trasformato e vedo una luce che non voglio smettere di vedere, come accendere il climatizzatore in estate. Una volta che ce l'hai non lo spegni più perché stai bene. Oppure, insomma, se io devo pensare a 3 mesi fa, ne parlavamo all'inizio sul tempo, no? Di quanto vola il tempo quando stai bene.
Io se devo pensare che sono 3 mesi che sto così, avendo passato anni di buio totale, allora io mi guardo allo specchio la mattina e dico, oh, ma vuoi davvero tornare lì? Pensi minimamente di tornare lì dentro, in quella cassetta, in quella scatola chiuso, con un mondo all'esterno che è fantastico, perché veramente io ho riscoperto, poi lo sai, sto facendo attività fisica, mi ha svoltato la vita. Ma c'è un Io mondo fuori, ragazzi, c'è un mondo fuori, c'è un mondo non fuori. è per farti un complimento, ma proprio per la gioia di quello che sento, ma penso te l'hanno detto anche altre persone, sei proprio cambiato, ti è cambiato il volto, il corpo, si vede che hai rimesso sulla muscolatura, hai perso quei 7 kg che erano di troppo. Io ti ringrazio tanto perché è stato un onore poter lavorare con te. Guarda, io invece ricambio l'onore perché oltre, insomma, il mio stato d'animo, la mia persona che sono oggi sarà sempre merito tuo in No, tante piccole cose, perché non lo l'impegno dire mio c'è mai. stato. Beh, lo dico volentieri perché hai davvero, sei una bravissima persona e un grandissimo professionista. Il merito del tuo impegno. Assolutamente, però prenditi questa coccola perché te la meriti, perché sei davvero una Sei bravissima parlato di persona, cose un un'ottima po' più persona. materiali. Ti posso chiedere se sei pentito dell'investimento, perché Assolutamente no, tu non hai assolutamente battuto ciglio quando ti ho detto che... no. Io ero in una situazione economica, come sai, non buona, perché i soldi erano... Avevo molto le mani bucate da anni e quindi ho deciso di fare l'investimento e devo dire che uno degli investimenti, perché è un investimento su se stessi, bisogna cominciare a investire su se stessi. Perché anche se può spaventare, non c'è. Io ora pagherei il doppio se all'inizio sapessi di quello che ti avrei pagato il doppio, no? Naturalmente si sta scherzando, Sicuramente però. so il beneficio che dà investire su se stessi, perché poi alla fine i soldi li spendiamo, però investire quella cifra per te stesso poi ti dà una spinta a impegnarti a esserci. Dimmi se sbaglio. Assolutamente, Perché lo ma provo su me stesso. poi nel mio caso, Domenico, io in 2 mesi li ho recuperati, perché con quello che sono tornato a produrre lavorativamente parlando, cioè, ma è una cosa difficile da capire, la capisco, perché anch'io ero così prima, non l'avrei mai fatto e ho paura, ho paura. Si torna al discorso di essere migliori. Recuperi, recuperi, recuperi. Poi non so se questa cosa la lascerò nella registrazione, però quando finimmo il percorso, Lorenzo mi mandò un vocale e mi disse: devi dire alle persone che io spendevo 800 euro al mese per l'alcol, che l'investimento che ho fatto con te è il più bel investimento che ho fatto nella mia vita. 800 euro al mese significa che in un anno No, no, ma sono sono 10.000 euro. tanti. È per quello che io non sto a dirti che bisogna. Quello è un investimento, perché purtroppo è un investimento in negativo anche quello, no? Gli 800 euro è solo un investimento anche quello. È come prenderli e buttarli via. Però Io per tanti io devo anni... dire che sfruttano, fruttano, fruttano, è come un ottimo investimento in banca, però sulla banca di noi stessi. Senti, l'ultima cosa. Sto per riaprire le porte alle candidature, alle call conoscitive, perché essendo questo percorso così individualizzato, mi richiede tanto, tanto impegno. E non posso aprire le porte a più di 5 persone al mese. Tu penso che capisci il motivo, perché se il Assolutamente. tempo che do a te lo devo dare a altre 5 persone, immagina che cosa succede, insomma, dentro di me. Ho anche l'accademia da gestire, sono anche un docente. Quindi questi percorsi per adesso sono 5 persone al mese. Riaprendo queste porte, perché consiglieresti a qualcuno di fare questo percorso di autoconoscenza?
Io penso che perché per me è molto semplice dirtelo oggi, perché non c'è cosa più bella di sentirsi in pace con se stessi, ma avere quella voglia al mattino di conquistare davvero il mondo, sai che a me piace, no? Essere esagerato, ma conquistare il mondo lo fai anche nelle piccole cose, lo fai con una buona colazione che magari non facevi perché ti alzavi di corsa per andare a lavorare. La fai con una bella chiacchierata con la vicina di casa che magari prima non facevi perché eri chissà quale complesso mentale di paure, di ansie, che sono reali, che sono assolutamente reali e ci uccidono dentro, ma possiamo cambiarle, possiamo conquistarle, possiamo fare quello che vogliamo. Siamo padroni di noi stessi, c'è poco da fare. E quindi io mi dispiace che tu riesca a farne solo 5, ma è assolutamente vero quello che dici. In 3 mesi ho visto una persona che mi seguiva. Dicevamo che ci sembra di conoscerci da 6 mesi, ma è così perché ci siamo raccontati tanto, perché una persona, ho trovato una persona che mi ha ascoltato sempre e aveva sempre qualcosa di nuovo da propormi. E non è facile avere questo. Ci vuole del tempo, insomma, più che non è facile, ci vuole del tempo per gestire una cosa del genere. E io Io ti auguro che tu d'ora insomma, in poi riuscirai ad averne 100 di persone al mese, perché se tu solo riuscissi a portare altre 10 persone come me al mese, ogni mese 10 persone al mio stato di felicità che ho, alla mia serenatezza, ma come quella di tanti altri, perché il tuo libro parla per te, per me, non ci sarebbe neanche bisogno di parlare. Però sono convinto che tempo al tempo. infatti alcune persone che mi hanno seguito nel percorso poi mi dicono, mi insegni anche a me, ti voglio aiutare a fare questa cosa. Ci vuole tempo, ci vuole tanto studio, nessuno ha la bacchetta magica, bisogna studiare tanto, ci vuole passione. Siamo tutti diversi, per questo io dico che metodi non esistono. Esiste l'attenzione che metti nelle persone. Non posso dire che il Assolutamente. metodo che ha funzionato per te funzionerà nel prossimo mese. Non posso dire che il metodo che ha funzionato con te è uguale a quello che ho usato con Lorenzo, sono completamente diversi. Perché Ma questo probabilmente se non facessi così non saremmo qui a parlarne, perché penso di averlo detto prima, che quello che mi è piaciuto a me è stata anche l'individualità e il lavoro fatto su me stesso. Poi chiaramente ci saranno degli spunti nella vita, ma il bello di lavorare con te, di aver lavorato con te, è proprio sentirsi importante per il proprio lavoro personale che si va a fare, perché è personale e non è altro. secondo me è importante anche la call gratuita che con me Sì, è stata assolutamente. veramente. A me ha tolto tante paure, a me ha tolto tante paure, perché ti dà anche l'opportunità di guardarsi in faccia e dire: no, guarda, Domenico, hai una faccia che non mi ispira e non riuscirei a parlarti. E stessa cosa tu penso, puoi dire: guarda, è un percorso che. Ci sono molte volte che dico no perché non scatta qualcosa durante quella call. Però è molto importante quella cosa, perché si capisce se si può lavorare o meno insieme o no, o si scelgono strade diverse. Io ti ringrazio tanto, Luca. Sì, io No, ringrazio te. non so se vuoi aggiungere qualcosa, tutte le domande che ti ho fatto vengono dai 3 mesi passati insieme, l'ho studiato tutta la settimana. Così è stato un modo anche per riepilogare i passaggi evolutivi di questi 3 mesi. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Ma io l'unica cosa che posso aggiungerti, che probabilmente mi ripeterò perché l'avrò anche già detta, è che consiglio a tutti di non avere paura. Se uno non sta bene, fattivi aiutare. Ci vuole tanto, ci ho messo anni, anni, anni. Ma una volta che l'ho fatto, io davvero parlo col cuore in mano e ora sto vivendo. Ora ho una vita in mano, ho dei sogni, dopo anni ho dei sogni, degli obiettivi. Questo ci fa persone, non ci fa schiavi di dipendenze, schiavi di paure, schiavi di angosce. Fatevi aiutare perché è importantissimo. Grazie. A te.